Buon pomeriggio a tutti. Ebbene sì, buon pomeriggio perché sono le 3 e un quarto. Io sto andando al lavoro. Stamattina non vi ho dato buongiorno perché mi sono alzata, ho fatto colazione. Alla fine ho fatto colazione solo con un caffè e due biscotti di quelli che ho preso ieri al Panorama. E sono andata al lavoro, adesso mi sono un attimo riposata sul divano e adesso mi faccio un bel caffè, poi vado al lavoro. E adesso apriamo le caselline dei due calendari dell'avvento, che Fede stamattina ovviamente io non c'ero. Io non c'ero, non le ho aperte. E le apriamo la casellina numero 9. Mi fa vedere i disegni, eh? 9? Ok, la casellina 9. 9? No, non voglio niente. Sarà la gomma. No, perché? Dai, Perché è là. tutta rotta? No, 9, dai, qua. è molto rotta. Qualcosa lì via, non lo so. No, aiuta io. Dai. Wow, hai trovato un altro sticker. Eccomi di nuovo qua. Scusate se ho interrotto così brutalmente, ma è venuta su mia suocera e ho stoppato il video. Comunque Fede nel calendario dell'avvento della Kinder ha trovato uno di quei ovini della Chocobons, quella Chocobons, lì con dentro tutti i pezzettini di cereali. Adesso sto andando al lavoro, qua ragazzi è da 3-4 giorni che non si smette di piovere, infatti a Mirandola ha fatto anche del casino, provincia di Modena, quindi speriamo che un attimo si calmi. In giro c'è il mondo, meno male che dovevamo stare tutti chiusi in casa. Gli anziani non devono uscire, c'è un caos allucinante. Vi tengo perché sono col portatelefono, quello dei cinesi che ho comprato tempo fa. Alla fine sono riuscita a metterlo posizionato bene. Alcune volte lo devo spostare, ma balla ovviamente. Ma devo dire che, tra virgolette, ci sta, è buono, dai. Adesso sto andando al lavoro, è già tardi in verità, perché Fede non vuole assolutamente che lo cambia la mia suocera. Il pannolino, Fede porta ancora il pannolino a 3 anni e mezzo, vabbè. Piano piano smetterà di portarlo anche lui. Quindi ho dovuto cambiarlo, poi mi deve salutare, mi deve abbracciare, mi deve baciare, mi deve fare i cuoricini e quindi abbiamo tutto un nostro rito, sia quando vado via io, sia quando va via mio marito. Sono in ritardo, vabbè, fa lo stesso. Stasera caricherò degli altri video. Voi avete già visto il video della collezione di Firenze con Revolution. Mi piace un sacco, mi piacciono un sacco i rossetti e i lucci da labbra. Li proveremo insieme adesso, non questa settimana, ma la prossima, che ho insomma un po' più tempo alla mattina, così li proveremo insieme, li terrò un giorno e vediamo come si comportano. Ma amo i colori, le tonalità. Come vi ho detto nel video, io i rossetti sono un po' restia a comprarli su internet, perché non vedendo la colorazione su di me oppure proprio di persona, sì, rischio di prenderli, non usarli e lasciarli lì. Ovviamente dopo un po', ovviamente, come sappiamo tutti, il make-up ha una scadenza, ma ovviamente anche se scadono io non li butto via, perché non ci riesco a buttare via le cose di make-up per niente, come le palette, come gli ombretti, come tantissime altre cose. E quindi preferisco sempre comprare i rossetti di persona, a meno che non si tratti di una collezione come quella della
di Firenze o come quelle della Disney, insomma, ecco, li prendo lo stesso. Quelle della Disney, che anche di quelli ho fatto un video della Color Pop della Disney Designer, mi piacciono un sacco anche quelli, fortunatamente, ma sapete che io della Disney non uso assolutamente niente, neanche i rossetti, però devo dire che sono andata bene anche lì. Hanno tutti una colorazione che mi piace un sacco. Tempo, sono arrivata a lavorare, io praticamente da casa al lavoro ci metto 5 minuti e stasera metterò degli altri video. Ho un sacco di video da mettere. Devo fare ancora il video delle mie letture di settembre, ottobre e novembre. Sono poche perché sono pochissime, ma insomma, qualcosina ho letto, qualcosina ho letto. E poi devo mettere anche il video della mia recensione su i due film Le Streghe e il libro Le Streghe. È già pronto, è solo da mettere su YouTube e farvelo vedere. Adesso vi lascio, che sono arrivata al lavoro e ci vediamo quando esco. Buonasera. Allora, è tardissimo, sono mezzanotte passata. Ho fatto una doccia bollente, mi sono lavata anche i capelli, ho fatto una treccia, si lascia asciugare da soli e sono pronta per andare a letto. Adesso mi lavo i denti. Ho raccontato due storie di Natale a Fede e adesso a Ninna, perché domattina mi devo alzare presto, devo andare al lavoro e domani quando esco dal lavoro mi fermo a fare le sopracciglia e poi vengo a casa e poi alle 3:30 di nuovo al lavoro. Quindi vado, mi lavo i denti e vado a Ninna. Vi mando un grosso bacio, questo vlog è stato piccolino piccolino, ma... E col fatto che alla mattina e al pomeriggio, oggi e domani lavoro tutto il giorno, ho poco tempo, però in qualunque modo, anche se dura piccolino il blog, anche se il blog è piccolino, comunque tutti i giorni voglio stare con voi e chiacchierare un pochino. Vi mando un grosso bacio, buonanotte e ci vediamo.